Tra pochissimi giorni comincia il mondiale ed il mondiale è un'occasione per vedere molti giocatori in vetrina, ma anche per le società per prendersi un attimo il respiro e fare quest'anno il mercato con più calma. Sì, perché quest'anno il mercato parte di fatto da novembre, le società cominciano a ragionare da questo punto di vista e la Juventus non è da meno. E anche la Juventus settimana prossima, quindi da lunedì, ha un appuntamento fissato con la società per bloccare un giocatore. È una notizia che avevamo riportato qualche giorno fa, oggi la Gazzetta la conferma e si parla di Juventus che vuole fare un'operazione alla Gatti. Spieghiamo meglio il tutto, facciamo un po' il riepilogo, tra l'altro a proposito di Mondiale. Beh, io vi ricordo che su FCM Sport troverete tutti i post partita di tutte le partite del Mondiale, quindi se magari una partita delle 11 di mattina non avete il tempo di vederla e quindi non avete il tempo di vedere come sono andati i giocatori magari delle vostre squadre del cuore piuttosto che la vostra squadra preferita di questo Mondiale, beh, su FCM Sport trovate davvero tutto, quindi mi raccomando iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche per avere gli avvisi sull'arrivo dei nuovi contenuti. E allora, è una Juventus che vuole fare un altro colpo alla Gatti, cioè bloccare un giocatore nel mese di nella sessione di calciomercato invernale per poi vederlo a giugno con la casacca bianconera. Ne avevamo parlato qualche giorno fa, la Juventus vuole rinforzarsi in porta e il nome prescelto è quello di Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli che sembra essere sempre più entrato nel radar della Juventus e Federico Cherubini lo avrebbe scelto come prossimo portiere della Juventus. La Juventus si tuffa letteralmente, secondo il giornale Rosa, proprio su Vicario, che sembra essere il portiere scelto dalla Juventus come nuovo portiere della Juventus. I motivi sono vari. Punto primo, cartellino abbordabile tra i 5 e i 20 milioni è un'operazione che si può fare. Secondo, uno stipendio molto abbordabile, anche questo. Terzo, stiamo parlando di un portiere che si è fatto tutta la gavetta per arrivare a questi livelli. Non è il diciottenne che ha fatto qualche stagione e che ora sembra bravo, ma vedremo. No, è uno di 26 anni che si è fatto tutta la gavetta, è arrivato anche nel giro della nazionale e oggi può essere considerato davvero come uno dei migliori 3-4 portieri in Italia. Ci sono stati, secondo il giornale Rosa, alcuni ammiccamenti, alcuni sondaggi nelle sessioni, o meglio nelle settimane successive, ma la settimana dell'inizio del mondiale sarà quella decisiva per poter far partire l'assalto vero e proprio a Vicario. L'intenzione è già quella di bloccarlo ora, a novembre, per poi ufficializzare a giugno e poi portarlo a Torino a giugno, o meglio a gennaio e poi a giugno. Perché questo? Perché la Juventus si è resa conto che in quel ruolo lì ha necessità di rinnovare, mentre in tutti gli altri reparti tu stai mettendo le basi per rinnovare, quindi cosa hai fatto? In difesa hai preso gente giovane come Bremer, ma hai anche gente come De Winter, proprio prestato all'Empoli, con cui i rapporti sono ottimi, hai dei giocatori giovani come Cambiaso, hai comunque dei giocatori giovani, hai preso Gatti, quindi le basi per il futuro le stai mettendo, così come a centrocampo, che dire di Fagioli, Miretti, lo stesso Rovella, Ranocchia. La qualità a centrocampo c'è, ma c'è anche la gioventù, quindi la prospettiva c'è. E anche in attacco, Chiesa è giovane, ma soprattutto Vlahovic e Ken sono due classe 2000. L'unico reparto in cui ancora non ti sei concentrato, e tra l'altro non sembra esserci chissà quale affluenza dall'Under 23, oggi denominata Juve Next Gen, quindi cosa vuol dire? Che Juventus comunque deve guardare un po' al futuro, e guarda a Vicario, Cherubini è. Si parla già del dopo Szczęsny, ve ne avevamo parlato, la Juventus è contenta di Szczęsny, però se c'è la possibilità di smaltire un po' quelli che sono gli ingaggi, lo fa. Szczęsny ha un contratto con scadenza al 2024 ed ha un contratto a 6,5 milioni di euro all'anno, quindi in questo momento tra Szczęsny e Perin sei copertissimo, ma è anche un portiere molto ingombrante da un punto di vista di ingaggio. Quindi la Juventus che vuole, attenzione, anticipare la concorrenza, perché su Vicario ci sono Tottenham, il Tottenham di Paratici, e la Roma di José Mourinho, che hanno intenzione di prendere un nuovo portiere, di rinnovare la porta anche loro, e Vicario sembra essere il nome giusto. La Juventus vuole il sì di Vicario già a gennaio, vuole bloccare perché vuole programmare meglio il post il Szczęsny che è. Ricordiamoci, non soltanto un contratto importante che scade il 2024, ma anche 32 anni, quindi diciamo che l'idea è quella di guardare oltre. In questi giorni abbiamo parlato anche di un altro, secondo me portiere anche lui molto interessante, come Marco Carnesecchi, della Cremonese, ma di proprietà dell'Atalanta. Io credo che Carnesecchi sia anche lui molto interessante, però come l'impressione ovviamente su cui portiere voglio andare sul sicuro, nel senso che preferisce dare priorità a un giocatore più giovane, e magari anche più di prospettiva.
I buoni rapporti con l'Empoli potrebbero portare anche a che cosa? A prenderlo a giugno, quindi bloccarlo a gennaio, prenderlo a giugno, però questo cosa prevede? La cessione di Szczęsny, inevitabilmente. Se non dovesse arrivare la cessione di Szczęsny già a giugno, beh, a quel punto si andrebbe a scadenza naturale. E Vicario cosa fa? Beh, Vicario a quel punto potrebbe essere girato in prestito a un'altra squadra, magari un po' più grande dell'Empoli. Non so, mi viene in mente una Fiorentina, ad esempio, che ha tra Terracciano e Gollini, non mi sembra che ha questa porta così coperta bene, perché Terracciano con le uscite è rivedibile, Gollini sta facendo delle robe terribili, anche lui a Firenze, quindi probabilmente un anno alla Fiorentina potrebbe servirgli per maturare ancora di più, aspettare la scadenza naturale del contratto, però a quel punto giustamente il ragazzo dice io arriverei a Torino a 28 anni e non va bene. Il problema però qual è? Che come è successo a Szczęsny, lui arriverebbe con un blocco di portieri importanti. Szczęsny arriva a Juventus con Buffon e ha dovuto aspettare e pazientare per il suo posto, ma alla lunga si è presa la sua titolarità. Secondo me in questo momento l'idea della Juventus è prendere un portiere al posto di Szczęsny e alternarlo inizialmente con Perin. Anche per una questione di fiducia e di prospettiva, io credo che a Perin almeno un anno da titolare gli spetti. Perché Perin ha dimostrato di essere un portiere titolare da Juventus, ha dimostrato di essere un portiere che merita questa maglia e che meriterebbe una chance. E secondo me, prendendo Vicario, che è un ottimo portiere, ma comunque viene dall'Empoli, comunque ha un background di un certo livello, cioè per intenderci, non stai prendendo Donnarumma, che se lo prendi non può farti il secondo di Perin, non stai prendendo Magnan, che se lo prendi non può arrivarti a fare il secondo di Perin. Se prendi Vicario, puoi vedere un'alternanza, dire ok, tu sei arrivato alla Juventus, però giostriamo un po' questo duo composto da te e da Perin. Con Perin che ti può aiutare a crescere, a sviluppare alcune lacune, a giocare un po' da questo punto di vista. Stiamo parlando di un ragazzo che, ripeto, potrebbe costare tra i 15 e i 20 milioni, però vi ricordo anche che i rapporti tra Juve e Empoli sono ottimi. Questo cosa vuol dire? Che Juventus potrebbe optare per un pagamento dilazionato agli anni, e questo mi sembra ovvio, ma anche potrebbe abbassarsi l'ingaggio, o meglio, più che l'ingaggio, il cartellino, attraverso l'inserimento di qualche giovane. A Empoli io credo che sia una delle piazze migliori in Italia per poter dare dei giovani e farli crescere. Guardate ad esempio Pinamonti, l'Inter quanto ci ha guadagnato nel dare Pinamonti in prestito a questa società e poi venderlo a prezzi molto importanti, per esempio al Sassuolo. È un po' l'operazione che prima fa con Pinamonti, poi fa con Satriano. L'Inter cosa fa? Vede che con Pinamonti va bene all'Empoli e quindi gli manda l'anno dopo in prestito Satriano. Della serie quest'anno valorizzateci Satriano e poi l'anno dopo lo rivendiamo a un'altra big. Ecco, la Juventus sa che all'Empoli è una piazza importante per sviluppare i talenti e per far crescere i giovani. Ed è per questo che magari potrebbe esserci l'inserimento di qualche contropartita tecnica. Cosa che però, occhio, spero che non sia De Winter, giocatore che invece io spero che possa davvero rientrare alla Juventus. Se devi girare a titolo definitivo altri giocatori, beh, ce ne sono altri secondo me che possono andare a Empoli per svilupparsi ancora di più. Secondo me comunque con Vicario potresti andare veramente a prendere un portiere che in futuro diventerà il portiere della nazionale italiana, o comunque giocarsi il posto con Gigi Donnarumma. Tra l'altro di lui ha parlato benissimo anche un certo Gianluigi Buffone, che ha parlato di lui in maniera molto importante, dicendo è uno che si è fatto le ossa, è da prendere perché si merita questo posto. E quindi parliamo nei commenti cosa ne pensate, intanto chi preferite tra lui e Vicario, tra Vicario e Carnesecchi, quindi uno e due chi prendereste. Forse trattare con l'Atalanta è un po' più complicato, ma soprattutto è giusto prendere Vicario al posto di Szczęsny e poi fare un'alternanza con Perin, oppure è meglio puntare su un altro portiere, magari un po' più esperto, magari un po' più forte, che ha giocato in competizioni un po' più importanti. Cosa ne pensate? Apriamo un bel dibattito nei commenti.